Il feeling the pocket di oggi? Eccolo qua. E già, come avete potuto vedere, oggi ho una batteria che non ho mai portato sul canale, non per il modello, perché il modello è la Tour Custom di Yamaha e l'ho già portato sul canale, vi lascio il link qua sotto, ma una batteria con due casse. È la prima volta che porto sul canale una batteria con due casse e sono super felice. Io in realtà dopo i 16 anni, 17 anni circa, ho abbandonato doppia cassa e doppio pedale per un motivo molto semplice, e cioè la posizione del Charleston. Ma non vi parlerò subito di questa cosa, vi parlerò al minuto 4:42, anzi 4:22. Stopperò e qualsiasi cosa stia succedendo andrò a parlarvi di questa cosa impressionante che ha inventato Yamaha. È una cosa piccola, ma è una cosa che svolta la vita a chiunque voglia suonare con la doppia cassa. Quindi ve lo spiegherò, ma prima di tutto voglio ringraziare Yamaha per avermi mandato tutto, perché mi ha mandato tutto, dalla batteria alle aste a tutto quanto, quindi grazie Yamaha. Mando la sigla, vi dico due cosette e partiamo col Feeling the Pocket di oggi, Super Metal. Allora, la doppia cassa l'ho presa perché con la Tour Custom c'è la possibilità adesso di customizzare il proprio set, quindi di andare magari a prendere un set come questo con una cassa tom da 10, tom da 12, timpano da 16 e rullante da 14 e dire: sai che c'è? Voglio aggiungere una cassa, non è che voglio comprare un altro set, voglio aggiungere solamente una cassa al mio set, oppure voglio aggiungere un tom da 8 oppure un timpano da 14 al mio set. Si può fare, perché appunto adesso non è che bisogna per forza comprare il set standard, ma si può comprare il set più altre parti aggiuntive, quindi è completamente customizzabile il set Tour Custom, e anche di questo vi lascio il link qui sotto per andare a vedere tutto quanto come funziona. Quindi direi di partire subito col Feeling the Pocket di oggi, che è bello pieno di roba, perché gli alti oggi si usano tutti e quattro, non solo tre o due come siamo abituati di solito, ma tutti e quattro. E poi vi ricordo, minuto 4:22, vi faccio, spero di aver detto 4:22 prima, ma comunque 4:22, vi spiego bene il perché mi piace adesso suonare la doppia cassa. Prima no, adesso sì. Ok, partiamo come al solito dalla ritmica che in questo caso è molto semplice, perché sono praticamente tutte sestine. Le sestine sono 6 colpi all'interno di una pulsazione, quindi se la pulsazione è, abbiamo ta 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 ta. Per cantarvi le sestine, come parola che abbia 6 sillabe, vi consiglio televisorino. Io utilizzo televisorino, quindi televisorino. E già che abbiamo due casse, di solito per tenerci il tempo teniamo il Charleston col piede sinistro, in questo caso possiamo anche tenerci il tempo con il piede sinistro sulla cassa. In questo modo sentiremo meglio gli unisoni insieme al rullante, che tra mano destra e piede sinistro sono sempre un po' problematici. Capite le sestine? Allora, come funziona? Abbiamo tre pulsazioni complete di sestine, quindi 1, 2, 3, 4. E eccoci qua, siamo arrivati al punto che vi ho detto, quindi voglio spiegarvi un attimo il perché ho deciso di fare questo video, ho deciso di utilizzare di nuovo la doppia cassa, perché praticamente appunto Yamaha mi ha mandato tutto e mi ha detto: vai tranquillo, usa questo e vedrai che non avrai nessun problema con il tuo Charleston spostato in fondo, perché questo era il mio problema principale, il fatto di suonare con la doppia cassa col Charleston
laggiù in fondo, che non è laggiù in fondo veramente, ma è tanto spostato, quindi non è comodo per nulla, per nulla, per nulla, a meno che tu non suoni open-ended. Ma praticamente Yamaha si è inventata questa roba che svolta la vita, e parto dal pedale del Charleston, che come potete vedere ha queste due gambette completamente storte. Non sono storte, le ho messe io appositamente così, ma in pratica queste due gambette, svitando qua, possiamo andare a metterle come vogliamo. Cioè, vedete che questa gira e anche l'altra gira. Quindi possiamo veramente metterle come vogliamo, anche attaccate. E in questo modo io non devo per forza avere le due gambette che vanno in avanti, ma posso anche avere le gambette che mi tengono il pedale, ma me lo tengono come voglio. E devo dire che già con queste due gambette il pedale non si muoveva per nulla. Cioè rimaneva lì, ma il tocco finale me l'ha dato questa stina qua. Questa stina qua è un'asta, adesso ve la faccio vedere, ve la prendo. È un'asta che praticamente, mentre la smonto vi spiego, si attacca al Charleston da una parte, mentre dall'altra parte va ad attaccarsi al cerchio della cassa. E attaccandosi al cerchio della cassa, praticamente la vostra cassa vi tiene il pedale fermissimo. Quindi è una stina super super semplice, come potete vedere qui ha l'attacco per il cerchio della cassa, mentre da questa parte si attacca al Charleston, quindi veramente super comoda. Voi attaccate al cerchio della cassa, poi stringete un po', tranquilli, non vi rovina il cerchio della cassa perché c'è una gommina apposta per non rovinare il cerchio. Prendete l'altra parte, andate a decidere dove sarà la posizione del vostro Charleston. Nel momento in cui avete trovato la posizione perfetta, andate a avvitare l'asta, questa stina qua nuova di Yamaha, al Charleston, e il Charleston, raga, non si muove per niente, perché come potete vedere quando muovo si muove anche la cassa, e la cassa pesa, ma perché ormai è diventato un tutt'uno, quindi non si muove per nulla al mondo e potete suonarlo tranquillamente senza rischiare. La cosa bella ovviamente è che in questo modo abbiamo la possibilità di avere il pedale della cassa e il pedale del Charleston molto 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 vicini. Adesso vi faccio vedere una cosa, che se io vado a girare questo, vado a mettere le due gambette in un modo assurdo che non potrebbero mai tenere, guardate se suono che cosa succede. Posso anche dare i calci al pedale, ma muove, scusa Yamaha se sto prendendo a calci il tuo pedale del Charleston, ma per farvi capire che con le gambette in una posizione assurda che alla fine non ha senso, ma il Charleston non si muove di un millimetro, quindi veramente un'ottima invenzione per chi ha la doppia cassa, perché si eliminano tutti i problemi di Charleston, di avere il pedale del Charleston troppo lontano, di dover montare magari il Charleston remoto, quello col filo, per poter mettere il pedale più vicino. No, così siamo a posto e non abbiamo più nessun problema. Adesso possiamo tornare a Feel in the Pocket e alla spiegazione, non so dove siamo arrivati, ma possiamo tornare. La quarta, abbiamo solamente le prime quattro note della sestina, le ultime due sono pause, quindi quattro note, due pause, quindi 3, 4. Questa è la ritmica, già finita, quindi possiamo direttamente passare al vero e proprio Feel in the Pocket, che allora dividiamo in più parti, lo dividiamo per pulsazioni. Quindi prima pulsazione abbiamo 6 colpi fatti in questo modo. I primi 3 colpi li abbiamo come
rullante di mano forte a 100 e due ghost di mano debole, che è una cosa che avrete visto ormai. Mi piace fare molto spesso, mi piace molto spesso cominciare i fill così, quindi... Successivamente, i tre colpi dopo, il colpo 4, 5, 6 di questa prima sestina, sono tre colpi di cassa. Quindi abbiamo tre colpi di rullante, a 100 ghost ghost, tre colpi di cassa. Che, allora, io faccio in questo modo i tre colpi di cassa. Li faccio destra, destra, sinistra. Perché, appunto, non essendo un doppio pedalaro, un doppio cassaro, lo faccio così, mi viene più comodo. Voi ovviamente potete farlo anche come destra, sinistra, destra, che forse è il modo normale. Io invece lo faccio destra, destra, sinistra. Suona bene, mi piace, quindi lo faccio così. Prima pulsazione completa, tre rullante, tre cassa. Che potete fare anche come volete. Questa è la prima pulsazione. Andiamo avanti. Seconda pulsazione, abbiamo tom, rullante, accento, cassa, cassa, cassa di nuovo. Cominciamo a fare questi 5 colpi della seconda pulsazione. E poi il sesto colpo di questa seconda pulsazione è di nuovo un accento, no, di nuovo niente, è un accento di tom 2, quindi seconda pulsazione. Prima e seconda pulsazione. Terza pulsazione, abbiamo rullante come accento, tre colpi di cassa e due colpi di timpano. Quindi rullante, tre di cassa, due di timpano. Che sono sempre sei colpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutte e tre le pulsazioni insieme saranno... 3, 4. A questo punto fermiamoci un attimo. Allora, facciamo questa prova, facciamo la prova matematica. Se noi abbiamo 6 colpi per ogni pulsazione e abbiamo fatto 3 pulsazioni, ne avremo 6, 12, 18. Facciamo la prova del 9. Quindi, in pratica abbiamo 3 colpi di rullante iniziale che fa 3. Poi abbiamo un loop di 5 colpi composto da 2 accenti più 3 casse, perché a parte i 3 iniziali, poi abbiamo sempre quindi sempre cassa, 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 accento, accento, cassa, 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 accento, accento, cassa, 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 accento, accento. Quindi abbiamo 3 colpi iniziali più 5 colpi che fa 8, più 5 colpi che fa 13, più 5 colpi che fa 18. E ci siamo, quindi la prova del 9 è stata fatta. Quarta pulsazione, abbiamo di nuovo 3 colpi di cassa. E l'ultimo colpo è un unisono tra china e rullante. Quindi la pulsazione 4 sarà... E su quel china e rullante insieme ci fermiamo un attimo perché abbiamo le ultime pausette per terminare la sestina. Quindi il passaggio completo sarà... Questo è il passaggio completo, questo è il Fill in the Pocket di oggi e adesso cosa facciamo? Andiamo a provarlo sul metronomo. Quindi terremo come al solito tre battute di groove,
e una battuta di Phil, del Phil in the Pocket di oggi. Per quanto riguarda il groove, ho deciso di farlo abbastanza potente, dato che comunque stiamo suonando con la doppia cassa, e con la doppia cassa non è che si suonano proprio le cose basse, dinamica, tranquille. No, abbiamo messo anche un China insieme al rullante, quindi apriamo il Charleston, lasciamolo bello aperto, tanto lui non si muove, e andiamo. Quindi non preoccupatevi a aprire il Charleston. Tanto è comodo, è molto vicino, quindi siamo tranquilli. Adesso andiamo con la prima velocità, mi metto le cuffie, la prima velocità sarà 60 bpm. Molto bene, adesso andiamo avanti come velocità, tiriamo su di 25 bpm e andiamo a 85, livello intermedio. Ok, molto bene, proviamo ad andare ancora su, ancora di 25. Questi come al solito sono degli step che io vi do, ma non è che poi dovete tirare sul metronomo di 25 in 25, fatelo graduale con calma, questi sono degli appuntamenti che vi do, ma adesso andiamo ancora su di 25, 110 per il livello avanzato. Dai che ce la facciamo! Andiamo. Molto bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche con questo livello avanzato a 110 bpm, poi ovviamente per chi è doppio pedalaro può ancora andare su di velocità tranquillamente, io cominciavo ad avere qualche problemino, quindi mi sono fermato lì, ma adesso andiamo a vedere la variazione. Variazione che non sarà una variazione enorme, ma quello che voglio fare è praticamente andare a suonare sempre la stessa cosa per quanto riguarda le prime tre pulsazioni, cambiando solo l'ordine degli accenti. Quindi andrò a fare rullante, uguale, identico. Poi, anziché andare a fare tom rullante, tom 2 rullante, timpano timpano, vado a fare quello che io chiamo di solito giro della batteria. Quindi con i miei accenti andrò prima sul tom 1, poi sul tom 2, poi sul timpano. Quindi
e ho già fatto anche le casse della pulsazione dopo. Quindi questa cosa qua. Così almeno facciamo una scala che va verso il basso. E infine quello che cambia di più alla fine del fill è la quarta pulsazione. Per quarta pulsazione comincio con la cassa normale, ma anziché andare a fare il mio unisono come prima tra rullante e china, vado a suonare, a continuare la sestina. Quindi in questo caso la ritmica è tutta sestina dalla prima alla quarta pulsazione, e gli ultimi tre colpi che mi rimangono della sestina, perché i primi tre sono fatti dalla cassa, dalle casse posso dire, andiamo a farli come rullante, tom 2, timpano. Quindi ultima pulsazione. Attenzione che finiamo con la mano forte, quindi il crash per ricominciare il groove dovremo farlo con la mano debole. Proviamolo tutto molto lentamente. Yeah, questo fill devo dire che spinge ancora di più rispetto all'altro, con questa fucilata finale di tatututum, che un po' in stile Rosanna, che non c'entra niente, ma solo papupupum ci assomiglia, vabbè, fa niente, potevo anche evitare. Con questo il Fill in the Pocket di oggi finisce qua, spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito, se magari volete cominciare a utilizzare la doppia cassa, il doppio pedale, quello che è, spero che vi sia servito anche quello che vi ho spiegato sul pedale, questo pedale Yamaha che veramente è formidabile, perché porca miseria, sta roba che non si muove per niente è impressionante, e più che altro io veramente odiavo il fatto di dover avere il Charleston laggiù in fondo che poi dovevo suonare così. Invece potete vedere che il Charleston è praticamente identico a quando suono con la batteria con la cassa singola, lo potete vedere anche dalla camera dall'alto, e la mia posizione rimane praticamente la stessa, quindi super super semplice. E quindi con questo, ragazzi, io voglio ringraziare Yamaha per avermi mandato tutta questa batteria stupenda, che vi ricordo la Tourcaston, trovate il link qui sotto in descrizione per il video dove ho proprio provato la Tourcaston, e basta, PDF scaricabili qui sotto, tutti i PDF di Fill in the Pocket scaricabili qui sotto, iscrivetevi al canale, andate su castildrums.it dove ci sono tutti i miei corsi se vi piace il mio modo di spiegare, e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!